Adesso tocca alla famiglia dei giaguari. Non hanno scampo. Non potrebbe mai venirgli in mente che siamo diventati piccoli come fagioli. Dopo che avrò conquistato alla nostra famiglia tutto il sistema di Saturno, attaccheremo gli altri pianeti. Può darsi che riesca a farti affidare il comando della campagna contro Marte. Ne sarei davvero felice. E quello che cos'è? Sono quelli che hanno distrutto Jack. Quei diavoli hanno colpito ancora una volta. Guardate com'è instabile la linea di movimento del Sinon. Il progetto trafugato da Brown non era ancora perfetto, ma anche così basta far esplodere un pianeta. Non credevo che quell'arma fosse così terribile. È micidiale, per questo non voglio renderlo noto. La mia non è certo gelosia professionale. Il principio su cui si basa Synchron è quello dell'universo plurimo, applicata alla legge della conservazione dell'energia. Questo vuol dire in sostanza che l'energia degli elementi di questo universo va a finire in uno o due degli universi plurimi. Il soggetto, che è la sua immagine di proiezione, è in grado di stringersi o di ingrandirsi. Sì, insomma, abbastanza. I principi teorici di questo fenomeno sono stati studiati già da lungo tempo, ma la realizzazione pratica si è potuta ottenere soltanto con l'invenzione del mio meccanismo Synchron. Sì, ho capito. In seguito ho perfezionato il meccanismo ottenendo una stabilizzazione della sua energia, così ho potuto eliminare l'irregolarità della propulsione. Se il Synchron che è nelle mani della famiglia di Saturno è così instabile, rischia di scoppiare e di coinvolgere la Terra. Proprio così, per questo bisogna assolutamente distruggerlo. Non è un bene per l'universo che un'arma così micidiale e così imperfetta rimanga nelle mani di gente senza scrupoli. È un'offerta di lavoro? Non puoi accettare, Isaac. Non volevo dire questo. Solo che dovremo affrontare un nemico terribile. Avremo bisogno subito del Braikan. Non è possibile, ci vuole troppo tempo per terminarlo. E per il nostro compenso? Facciamo così, io vi darò il Braikanon senza chiedervi nulla in cambio, così saremo pari, va bene? D'accordo! E bravi! Lancio! Bene, così vi siete messi negli affari senza di me, vero? Da dove sbuchi fuori tu? Non so perché, ma tu l'odore degli affari lo senti lontano un anno luce, vero Poncio? Modestamente sono uno specialista in queste cose. Ah? Allora, Isaac, l'hai presa una decisione? Sì, Edmund, questo compito mi piace. Anch'io voglio fargliela pagare a quei criminali. Partiremo appena la nostra astronave sarà pronta. E allora mettiamoci subito al lavoro, non c'è tempo da perdere. La famiglia di Saturno non sa di usare un meccanismo tanto imperfetto. E io ho il timore che dopo aver funzionato due o tre volte finirà per esplodere, con conseguenze terribili per l'intero universo. Tutto sommato è stata una fortuna che l'avaria dell'astronave ci abbia fatto venire fin qui. Ci vorrà molto per ripararla. Ma no, è questione di poco. Evviva, è tornata come nuova. Vieni, Kit, andiamo. Omaci, chi pensi che sarà il prossimo bersaglio? La famiglia di Sturno ha già assalito quella di Yakala e quella dei Giaguari. Restano solo le famiglie di Latan, Simban, Brada e Griffon. Ma Brada è quella più importante. Quindi dovrebbe essere la più probabile, vero Omaci? Poi dirigiamoci verso il pianeta dei Brad. Agli ordini, Isaac. Tenetevi forte, ci arriveremo in men che non si dica, ragazzi. Accidenti, mi capitano solo guai. Mi domando che diavolo sto a fare qui. Stai attenta a non fare qualche disastro, Poncio. Vieni a vedere la mia nuova invenzione. Ancora qualche dettaglio ed è finita. Guardate quella, sembra un bombardamento. Siamo arrivati tardi. Con tutta la nostra velocità, la distanza è tale che non faremo in tempo ad arrivare laggiù. Se continuano così, ci faranno esplodere insieme a Saturno. Oh, sta zitta, Omaci, mi fai venire i brividi.
È terribile. Insieme alla base di Brad hanno distrutto l'intera città. Probabilmente la prossima vittima dell'organizzazione di Saturno sarà la postazione della famiglia di Simba. Dobbiamo andare là. Poi, cambia la rotta. Accidenti, di questo passo non ce la farò mai. Eppure devo sbrigarmi, quei ragazzi hanno bisogno di Bray Cannon. Questa volta siamo arrivati prima noi. Attenderemo il loro arrivo sopra la postazione di Simba. Datela, sciocchi! Siamo venuti a salvarvi! È inutile, Kid, che ti agiti tanto. Non riuscirai mai a convincermi. L'organizzazione che è composta da gente così stupida meriterebbe davvero una buona lezione. Eccoli, sono loro! Preparati alla trasformazione, Boy! Ok! Adesso vediamo un po' come te la cavi, bravo. E quello che cos'è? Un ammasso di ferraglie che non può darci alcun fastidio, comandante. Distruggiamo! Dobbiamo cercare di riuscire ad entrare dentro. Spada laser! È terribile! Non riusciamo ad avvicinarci! Avrà pure un punto debole, quel bestione. Dobbiamo trovarlo a tutti i costi. È inutile insistere! Ci vuole Bray Cannon! Che starà combinando, Edwin? Ma perché tarda tanto? Maledizione, poi possiamo attaccare se riusciamo a malapena a difenderci. Questo non riuscirò ad evitare. E quello cos'è? E quello che cos'è? Il vecchio Edmond non si arrende. Stupido Brown. Adesso vedrai la mia nuova invenzione. Ecco il Bray Cannon, Isaac. Prendilo. Bray Cannon! Forza, Edmond. Siamo pronti. Perfetto, Edmund! Non lo dubitavo. A noi due. Adesso vedremo chi è il più forte. No! Oh. 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 Sono pronto! Ma è incredibile! Con il Bray Cannon, Breaker è diventato ancora più forte. E oltretutto non ci è costato niente. Abbiamo fatto proprio un buon affare. Come state, ragazzi? È stata proprio una bella lotta, eh? Meno male che c'ero io a salvarvi. Il prezzo del mio intervento è di 20.000 ball. Ma così ti fai pagare esattamente il prezzo che avevamo concordato per Bray Cannon. Se non lo vuoi, posso anche riprendermelo. Ho trovato un affarista più bravo di me. Anche ad Edmund piace il denaro. È naturale, Kid. Con questi soldi potrò mettere a punto una nuova invenzione. Addio, Edmond, e buon lavoro.
Contro Babbo Edmond, neanche il nostro astuto Isaac riesce a spuntarla. Grazie al valoroso intervento dei ragazzi di Iota 9, anche su Saturno ritornò la pace. Cosa riserverà per loro il futuro? Nessuno può saperlo. Una cosa è certa, però. Ovunque ci sarà bisogno della loro opera, essi accorreranno per riportare ordine e giustizia.